Giardina batte a sorpresa mettendo in moto Calfano sulla sinistra, palla in mezzo a cercare un compagno. L'Amraoui dentro l'area, prova a girarsi fra tre avversari il capitano del Mazzara che vede un buco per l'inserimento di Priola, palla però troppo addosso al portiere. Duello nei pressi della bandierina dove c'è il secondo assistente dell'arbitro, Priola che trova un buon corridoio per Licata che lascia partire il sinistro che si sviluppa sulla sinistra con Sheriff che entra in area e conclude la ribattuta di Baiata del Mazzara. L'Amraoui per Benivegna che può mettere in mezzo dal fondo la girata di Lentini. Tieri che dalla destra prova a mettere in mezzo, Baiata è in vantaggio su tutti ma serve involontariamente Locascio. Questa bella prodezza da entrambe le parti, la palla messa in mezzo proprio per Baiata che impegna ancora Kebba, bravo a respingere anche nel secondo tempo. Calcio di punizione per la formazione giallorossa, palla messa in mezzo con Cassano che respinge sul corpo di Ortiz, poi al limite dell'area palla messa in mezzo nella zona in cui c'è solo Licata che alza uno strano campanile, Yammè che prova ad allontanare sui piedi di Ricciulli che prova la conclusione respinta dallo stesso difensore, ancora col sinistro a cercare Angileri che al limite dell'area lascia esplodere il sinistro, poi Baiata che sventaglia sulla sinistra per Ricciulli, bravo ad andarsene in velocità nei confronti di Locascio il numero 11. Ricciulli che salta secco Locascio e lascia esplodere il destro impegnando a terra Kebba. La battuta di Licata in mezzo, saltano i saltatori giallorossi, la palla che arriva a Sheriff che prova a rimettere in mezzo, poi salta Priola, Cassano che respinge con i piedi, Benivegna che allontana la palla in fallo laterale, arriva adesso il duplice fischio dell'arbitro, il passaggio del turno al Mazzara, mentre Altieri prova l'incursione in area di Angileri, poi la palla per Licata che ci prova da fuori e allarga sulla sinistra per Sheriff. Sheriff che mette in area di rigore ancora per Licata che mette in mezzo la... Sbaglia l'intervento Pirrello e dunque quando siamo al 49esimo minuto si sblocca il risultato. La sovrapposizione di Priola non viene premiata da Ricciulli che entra in area di rigore, il destro può controllare e rimettere in mezzo alla sinistra, la palla supera tutti tranne Cassano che smanaccia. La palla poi resta in area di rigore. Ora Panzeri ad avanzare sulla destra, buona occasione per il Mazzara in questo caso, Panzeri che mette in mezzo. Palla messa in mezzo dalla calcio d'angolo, colpo di testa di Lentini e il Mazzara trova il gol del pari. Mentre arriva, attenzione, arriva l'arbitro ad annullare la rete. Un po' davanti a sé, guarda i compagni in mezzo, Locascio che mette in mezzo, la palla attraversa tutta l'area di rigore. C'è giallorossa che prova a riaffacciarsi dalle parti di Cassano, Locascio mette in mezzo alla destra, la girata. Poi Bertoglio a cercare l'inserimento in avanti di Perrone che per poco non arriva sul pallone. Giardini in avanti per Sowe, adesso ancora la velocità di Sowe che entra in area di rigore indisturbato, mette in mezzo Cassano a prolungare la traiettoria, poi il sinistro. Dunque Locascio prova a rimettere in moto Sowe che con la sua velocità sta mettendo in seria difficoltà la difesa del Mazzara, la palla in mezzo prolungata da Benivegna. C'era poco meno di 2,5 alla fine più recupero, la palla messa in mezzo va a vuoto Cassano, la palla viene in qualche modo allontanata dal Mazzara. Galfano all'indietro favorendo Lentini, attenzione Lentini che entra in area di rigore, Lentini cosa si è mangiato? Vediamo Giardina che batte morbido in area di rigore, l'intervento di testa, poi Cassano che salva i suoi e arriva il triplice fischio del direttore di gara.